di fatto ufficialmente chiuso il precampionato dell'Empoli con la sfida di Parma, è finita 1-1 in vantaggio di Ucali, poi il pareggio di testa, un bel gol di Alfredo Donnarumma. Un Empoli che sta crescendo dal punto di vista della compattezza di squadra, ma sta crescendo anche dal punto di vista del gioco. Stasera abbiamo visto diversi aspetti veramente molto positivi, non è arrivato un punto stasera perché la gara era ovviamente amichevole, speriamo che però questa prestazione e anche questo risultato, perché no, possa essere di buon auspicio per l'inizio della stagione. Dal lunedì si tornerà in campo pensando unicamente al campionato. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Una bella partita, mister, contro il Parma. Non prendiamo un punto, ma l'Empoli dimostra di essere a buon punto. No, chiaramente a me interessa molto la crescita della squadra e soprattutto il creare un gruppo importante per affrontare un campionato molto intenso e molto difficoltoso come quello di Serie B di quest'anno. E su questo aspetto qui siamo in netta crescita. Posso dire che si ha una squadra di ragazzi molto molto seri e professionali. Abbiamo fatto una settimana veramente di alto livello di lavoro e è chiaro che siamo ancora, diciamo, lontano dall'essere ancora una squadra proprio come vogliamo, però c'è stata una crescita importante in questa ultima settimana e diciamo che dobbiamo essere soddisfatti. Senti, in settimana, ma poi anche stasera, ho visto una buona gestione della palla, ho visto una linea difensiva che si sta unificando, compattando, muovendo bene in linea sempre di più, e poi ho visto la compattezza di squadra, quella che qualche settimana fa, no, era, diciamo, forse un po' il tallone d'Achille. Sono d'accordissimo, erano proprio le cose che volevo segnalare e che sono importanti per affrontare la partita della Ternana, perché adesso ci siamo, ci abbiamo questa settimana che dobbiamo assolutamente affrontare con il piglio giusto, nel limare ancora di più i particolari per cercare di essere ancora più efficaci. Oggi ho visto una squadra compatta, attenta alla fase difensiva e poi anche aggressiva in certi momenti della partita, attenta sulle transizioni, abbiamo concesso pochissime ripartenze. È chiaro che abbiamo trovato una squadra dove ci hanno messo anche in difficoltà con delle rotazioni sugli esterni, dove siamo stati sollecitati alla fase difensiva, la squadra ha reagito molto molto bene a queste cose qua. E poi ci ha messo anche in difficoltà nel farci giocare con una linea di centrocampo a 5 molto stretti, che noi secondo me lì potevamo fare qualcosa di meglio nel cercare di superare questo sbarramento, e ci abbiamo provato con le giocate di prima, però siamo stati poco fluidi magari a centrocampo, però è chiaro che la prima volta che affrontavamo un modulo del genere l'avevamo preparato, però secondo me adesso c'è da aspettare magari anche Caputo, che ho saputo che oggi è arrivato, che ci dà sicuramente più profondità e più... Ti chiedo una battuta su di lui allora. Sì, ci darà più profondità, ci darà più efficacia negli ultimi 30 metri, che lì il lavoro si può far poco, ci vuole grande qualità e questo è un giocatore che ce n'ha, e quindi speriamo di metterlo subito a proprio agio e speriamo che riesca a esprimere tutte le sue potenzialità. Senti, dal lunedì si ragiona in formato campionato, ora non credo che tu farai particolari variazioni rispetto al lavoro che hai portato avanti dal 10 luglio ad oggi, però ti chiedo quali sono le cose, le situazioni che andrai a toccare un pochino più da vicino? No, adesso si fa sul serio. Questa settimana si comincerà a lavorare in modo particolare sulla Ternana, cominceremo già da mercoledì a curare tutti gli aspetti, tutti i particolari di quella partita. Le partite noi le dobbiamo curare alla minima, al minimo particolare, e si comincia a fare sul serio e quindi di conseguenza anche il lavoro viene è molto più meticoloso, soprattutto sulle difficoltà che andremo a trovare a Terni. Senti, condizione fisica della squadra?
Ecco, questo è un altro aspetto positivo, perché oggi la squadra era molto più brillante, abbiamo fatto un lavoro in questa settimana proprio per dare brillantezza, reattività, esplosività, e l'abbiamo visto, e non ci abbiamo più quelle gambe pesanti e il lavoro, diciamo, che avevamo fatto, chiaro che l'abbiamo smaltito, ma ancora secondo me con una settimana in più possiamo sicuramente stare ancora meglio sabato. Tra i tanti nuovi mi ha colpito molto Ivan Provede, io l'ho osservato molto attentamente, in partita è uno che ti dà una grande mano, guida la squadra dalla porta, fa un grande lavoro da questo punto di vista. Sì, lo deve fare, lo si era scelti proprio per questo motivo qua, è bravo nel far ripartire la squadra, le ripartenze le abbiamo fatte spesso con la palla in mano a lui, è un giocatore bravo, un giocatore attento, un giocatore che tiene molto al suo lavoro, io prima parlavo di ragazzi seri e lui è uno di questi. Di Simic l'hai buttato subito in campo, ha dimostrato grande personalità, Avevo bisogno di conoscerlo il prima possibile, perché comunque nei difensori siamo in questo momento qua siamo un po' corti, e quindi ci tenevo a farlo conoscere, soprattutto alla squadra, e chiaramente a vedere anche le difficoltà, solo che è andato in difficoltà perché ha avuto una tonsillite, ha preso antibiotici e quindi diciamo non l'abbiamo potuto ancora apprezzare per quello che è, anche se non ha sfigurato. Senti, per chiudere poi ne parleremo meglio a fine settimana nella conferenza pre-gara, però che ci puoi dire di questa Ternana, di questo primo avversario? Allora, la prima cosa che devo dire, questo lo dobbiamo sapere tutti, perché dobbiamo avere grandissima umiltà per questo campionato, è che non esistono partite facili, al di là del blasone, al di là dei giocatori che possiamo avere a disposizione, al di là di cose, quindi ci dobbiamo preparare a tantissima sofferenza e a tantissima umiltà da parte della squadra, da parte dell'ambiente, perché dobbiamo andare a giocare a Terni con un'umiltà fuori dalla norma, soprattutto le prime partite dobbiamo essere bravi a far risultato, perché dobbiamo acquisire forza, dobbiamo acquisire sicurezza e soprattutto ci dobbiamo convincere delle nostre qualità. La Ternana è una squadra che sicuramente è una squadra agguerrita, una squadra che pressa tanto, una squadra che ha delle buone individualità, e adesso in settimana andremo a curare il tutto.